Nel cuore dell'Ardita, la palestra in Viale Carrara, dove sono tante le attività in svolgimento, 11 corsi come raccontava il presidente Picasso, in particolare quello dedicato alla shootbox MMA, è una delle novità. Iniziamo a spiegare di che cosa si tratta. Allora, shootbox è una disciplina che fa parte delle arti marziali miste, meglio conosciute come MMA. Diciamo che è una delle discipline di combattimento più complete, perché prevede non solo la fase in piedi, quindi con percussioni di braccia, di gambe, quindi pugni e calci, ma anche una fase di corpo a corpo lottatoria con proiezioni, entrate della lotta e lotta a terra, basata sostanzialmente sul grappling o sul jiu-jitsu brasiliano. Quindi diciamo una disciplina molto molto completa, che si può anche ben adattare tra l'altro all'autodifesa, perché comunque diciamo coprendo sia la parte in piedi che a terra dà una conoscenza abbastanza ampia delle varie situazioni. Quali sono le caratteristiche, insomma, ideali per chi vuole intraprendere questo tipo di disciplina? Beh, innanzitutto la voglia, ovviamente, perché poi al di là della disciplina, quindi di apprendere i profili tecnici e tattici, c'è alla base una preparazione atletica, questa è la base di tutti gli sport, e soprattutto una conoscenza diciamo del proprio corpo e della propria mente, anche sotto il profilo di trovarsi in situazioni di stress, in palestra ovviamente parliamo di stress sportivo, comunque si ha la possibilità di confrontarsi con un atleta, un compagno di palestra, ma non collaborativo, e quindi questo dà appunto la possibilità di sviluppare o di trovare o di costruire delle conoscenze, dei controlli che diversamente uno non riesce a provare, diciamo, in altre discipline o comunque non avendo a che fare col contatto fisico. Come si sviluppa il corso? Quando sono gli appuntamenti qui all'Ardita in Viale Carrara? Allora, per ora gli appuntamenti sono il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 fino alle 22. C'è una prima fase appunto di preparazione atletica e poi sviluppiamo prima una parte in piedi, poi una parte di lotta a terra e in finale cerchiamo di unire appunto queste due fasi, facendo fare anche un po' di cosiddetto sparring, un po' di lotta, chiaramente controllata senza farsi male, agli atleti. L'idea nasce innanzitutto ringraziando il presidente Picasso, che ci ha ospitato all'interno di questa palestra qua, che come potete vedere è ben fornita di ring, di sacchi e quant'altro. La nostra idea è quella di formare dei ragazzi, oltre che nello strike, quindi calcio e pugni, e il pugilato e la savate, quella della lotta corpo a corpo, in modo da dare anche un pochettino più di continuità alla lotta. Una volta che si colpisce con i pugni e con i calci, si va al corpo a corpo. Se uno conosce il judo o comunque la lotta libera, la lotta greco-romana, può capire, una volta che uno vengono fatte delle prese, quanto sia difficile comunque lottare, portare a terra e essere portati a terra. Dopodiché il jiu-jitsu brasiliano con la famiglia Grace, che è quella che poi negli anni 80 fece i primi incontri di lotta libera, poi trasformati in MMA, hanno dato massimo sfogo alla lotta a terra tramite il Brazilian Jiu-Jitsu. Quindi la nostra idea è quella, con l'appoggio degli altri maestri di pugilato e di kick, ripeto, di savate, completare questi ragazzi qua nella lotta corpo a corpo e nella lotta a terra. Quali sono le, insomma, caratteristiche, le qualità principali che deve avere un atleta che può eccellere in questa disciplina? Le caratteristiche devono essere sacrificio, perché comunque, come tutte le arti da combattimento, cosa fa la differenza? Fa l'impegno, il sacrificio e la presenza in palestra. Quindi non si può pensare di andare in palestra, oggi mi rimangono un'oretta, vado ad allenarmi, ma deve essere un impegno fisso e continuo, questo qua fa la differenza. Ovviamente grande preparazione atletica. Grande preparazione atletica, difatti tendenzialmente si suddivide la lezione o addirittura le lezioni durante la settimana tra parte atletica, lo sparring e diciamo le tecniche, quindi prove si studia la tecnica per poi portarla ai combattimenti.
a livello agonistico quali sono gli appuntamenti nel corso della stagione, quali sono le gare e le sfide a cui ci si può preparare? Ma diciamo che ad oggi è un po' prematuro per poterlo dire, perché abbiamo appena iniziato e quindi è un po' tutto campato all'aria. Sicuramente i ragazzi come prima esperienza è anche un pochettino più soft, proveremo a fare il grappling. Il grappling è una forma di lotta che non si fa né col gi, cioè col kimono chiamato volgarmente e generalmente, ma si fa con un paio di pantaloncini e una rash guard. Quindi si avvicina, diciamo, alla fase conclusiva della lotta e faremo le prime esperienze penso a febbraio-marzo, non prima.